Sul cespuglio che avevamo posato d'inverno e nonostante diciamo, lo sfoltimento notevole si può vedere poi il risultato. Questo dipende dalla posatura ma dipende anche dalle condizioni diciamo, climatiche e meteorologiche. Quest'anno è stato molto freddo ma abbiamo avuto un periodo di piogge e si può vedere come questa rosa diventa generosa, i tagli anche abbastanza corposi hanno stimolato un ricaccio di tutti i rami che poi sono andati a fiori e in questo caso hanno fatto proprio dei gruppi di fiori. Noi avevamo dato una misura sull'energia di questa rosa, si poteva anche lasciare una vegetazione più alta e qui accanto è un cespuglio più piccolo, ma anche questo ricchissimo poi di getti. Che ci sono dei getti nuovi, questi getti che io ora sottopongo qui con la mano, sono getti che sono venuti diciamo dalla vegetazione primaverile e sono carichi di boccioli e di fiori e poi continueranno e il lavoro che dovrà essere fatto a breve sarà quello di rimuovere quelle rose come in questo caso i fiori che sono sfioriti e via via liberare diciamo, il cespuglio da quelli che potrebbero essere fiori che vanno a frutto. Non ci interessa avere il frutto, ma ci interessa che la pianta ricacci nuova vegetazione e continui a fiorire durante diciamo, tutta la stagione.